Franco e Mauro Bazzara mi hanno chiesto di far loro la presentazione del nuovo libro, la degustazione del caffè, e ho accettato perché non solo a livello personale conosco i Bazzara, ma a livello professionale li stimo in quanto hanno veramente una passione per il caffè. Vedo che ha un obiettivo importante, quello di raggiungere una categoria di lettori universale. It's a combination of culture, coffee, technology, a lot of things that have to drive us forward in this business. Presenta in maniera molto completa, molto sintetica, la teoria dell'assaggio e la pratica dell'assaggio del caffè, dell'espresso in modo particolare, sia a un pubblico, sia a un lettore professionista che a un lettore, un appassionato, un consumatore. È stata una cosa di grande piacere, di grande interesse poter descrivere e far comprendere agli altri quanto possa essere importante una figura come la mia, che serve a verificare, a controllare e a dare degli input a chi poi il caffè andrà a tostarlo e successivamente a berlo. It's easy to read and has the contribution of various experts, on sectorial experts. So different voices and a wide range of voices, so a wide range of competences are inside. È un libro particolare, un libro molto bello da quello che ho potuto vedere, e diciamo che riprende lo stesso cliché di ciò che era la filiera del caffè espresso, quindi è molto immediato, è semplice da consultare e non è assolutamente noioso. È un libro innovativo, presenta delle parti che in altre pubblicazioni non sono presenti e che non sono mai state pubblicate. Tutto è un libro facile da utilizzare, da sfogliare, ci sono delle bellissime immagini che mostrano poi anche i metodi di preparazione, danno i vari standard sia del caffè verde, di come tostare, quali sono i difetti. Questo libro direi che è un'opera importante nel mondo dell'editoria, non solo italiana ma internazionale, perché è un libro che parte dalla degustazione del caffè, ma soprattutto c'è una parte molto importante di come si beve il caffè, come si estrae il caffè. Ritengo sia una guida molto importante, una guida completa su tutto il mondo del caffè, dove insieme a me hanno scritto molti altri professionisti del settore. Quindi chi vuole, non dico imparare, ma approfondire le sue conoscenze, penso che lo debba leggere per avere delle nozioni più precise.